Buongiorno e benvenuti a tutti. Alcune volte lo sviluppatore decide che un livello nel gioco non va bene e lo nasconde nei dati di gioco in modo che nessun giocatore vada mai a trovarlo. Solo che ovviamente finiamo per trovarlo, anche se a volte penso che forse sarebbe stato meglio nasconderlo. Oggi ci immergiamo nella top 10 delle zone più strane e più sconcertanti dei videogiochi, in cui alcuni giocatori sono entrati e che non avremmo mai dovuto trovare. Ecco le 10 zone di giochi più strane che non avremmo mai dovuto trovare. A Karazhan, nel cimitero di Morgansplot, si trova una cripta inaccessibile che ha sconcertato i giocatori di World of Warcraft per anni. Se riesci a penetrarci, noterai che questo posto sembra praticamente completato del tutto. Camminando attraverso la cripta, noterai che il tutto è stranamente cosparso di ossa ad ogni giro che fai. Ci sono un mucchio di camere vuote e abbandonate con queste porte che scricchiolano quando le apri. Però la parte più spaventosa di questa zona è questa vasca d'acqua che quando ti ritrovi all'interno ti lascia questo messaggio di Upside Down Sinners, e quando vai sotto la superficie troverai ciò. Mi sembra di capire il perché non avremmo dovuto trovare questo. Non sono sicuro che esista un sito molto più strano di questo qui in tutto il gioco, tranne questo buco nel cimitero stesso, che contiene un mucchio immenso di resti scheletrici in fondo. Secondo me, Halo 2 è uno dei giochi migliori mai realizzati. Tuttavia, cosa c'era con quest'ultimo livello? Non dirò altro qui, ma Halo 1 è finito con una sequenza estremamente memorabile della corsa del tuo facocero verso il Pelican prima che il reattore esplodesse. E Halo 3 ha alzato ancora la posta in palio presentando la stessa corsa contro il tempo per un'esplosione nucleare che ha fatto saltare il pianeta. Invece, la sequenza finale di Halo 2, con Master Chief, finisce semplicemente in questa stanza, presentando un gioco normale senza nessuna differenza con qualsiasi altra sequenza in tutto il gioco. Bene, penso che tu sappia ciò che succederà. I giocatori hanno scoperto quest'altra mappa in fondo ai dati del gioco e capirono che si trattava in realtà della sequenza finale di origine in cui il giocatore avrebbe vissuto di nuovo una corsa contro il tempo con un facocero, attraverso questa astronave a forma di tubo e infine con un salto epico alla fine, in cui Master Chief avrebbe speronato l'astronave con il suo facocero, facendo una fine leggendaria nella mente di ogni giocatore per il resto dell'eternità. Invece, ciò finisce con il salto di Master Chief a bordo dell'astronave. Ma davvero? Quando finisci finalmente questo gioco, sblocchi una modalità per barare che contiene un certo numero di trucchi dai quali puoi aspettarti di più di un gioco di Tony Hawk piuttosto che un gioco di Shrek. Ma anche in questo caso, Shrek si trovava in Tony Hawk's Underground 2. Detto ciò, con l'uso della gravità lunare puoi esplorare e uscire dai limiti di Shrek Extra Large, il che probabilmente non ha stupito nessuno. Non è stato progettato con l'idea della gravità lunare. Con la gravità lunare, se riesci ad uscire dai limiti di un livello e se poi riesci a cadere sotto la mappa, il gioco porta verso una zona di sicurezza interessante. In modo inspiegabile finirà in questa piccola area chiusa, che in realtà è una riproduzione estremamente precisa dell'interno di una GameCube. Cosa? In quel momento lì il gioco blocca completamente l'imbroglio e ti costringe a resettare la console per uscire da lì. Onestamente mi mancano le parole, ma perché? Beh, una cosa è certa, sicuramente avranno trascorso più tempo a costruire questa stanza che qualsiasi altra cosa nel gioco. Onestamente, questa sala sembra meglio di qualsiasi altra cosa in tutto il gioco, senza nemmeno esagerare. Nel 1992 Landstalker fu il gioco di ruolo giapponese ad essere talmente virale all'estero che venne considerato l'unico gioco in grado di competere con Legend of Zelda. Fortunatamente per i giocatori internazionali, il gioco fece un'uscita mondiale nel 1993, con tuttavia un cambiamento interessante nel percorso. Nella versione giapponese del gioco, inizialmente potevi entrare in questa stanza senza problemi, ma nella versione internazionale no. Ma ovviamente, visto che stai guardando questo video, sai già che non ha impedito ciò di cambiare il gioco ed entrarci lo stesso. Ecco chi c'è all'interno: l'antagonista Kayla, che fa un bagno caldo mentre ti seduce. Benché il motivo per cui questa scena sia stata censurata per il pubblico internazionale sia palese, tutto ciò è completamente tradotto, come se in realtà si era pensato di includerla o meno, prima di cambiare idea all'ultimo minuto. Il gioco ti dà persino l'opzione di raggiungerla o meno nella vasca da bagno. Se scegli sì, la tua amica Friday, la ninfa delle foreste, ti dà uno schiaffo e ti fa lasciare la camera, visibilmente gelosa visto che ha aggiunto online "She looks older than me", sembra più anziana di me, appena prima di farlo, e se scegli no, riceverai un altro schiaffo. Fantastico, grazie.
Sulla versione PC di The Elder Scrolls V Skyrim, se il giocatore apre la console e scrive player.move239f1e, verrà trasportato verso quella stanza spaventosa a forma di croce che si trova fuori dai limiti, con un mucchio di corpi in mezzo. Di cosa diavolo si tratta? Per fortuna esiste una spiegazione abbastanza semplice. In realtà questa mappa è disegnata come la Dead Boy Cleanup Cells, che, se non parla già da sola, è una stanza che serve a teletrasportare e a ricevere i corpi al di fuori dalla mappa principale. Così il gioco non avrà una memoria sovraccaricata se fai il giro riempiendo il mondo di un mucchio di cadaveri. Però ecco la cosa strana. Se hai notato, Bethesda ha lasciato lì due feretri in mezzo alla stanza, il che, sono sicuro, non ha nulla a che vedere con il processo di ritiro dei cadaveri della mappa principale. Penso che questi feretri qui siano qui per indicare ciò che questa stanza dovrebbe essere, con un mezzo per aumentare la paura di tutti i giocatori che si sono ritrovati in trappola. A proposito, ora possiamo uscire da lì? In Spyro, Year of the Dragon, alcuni giocatori intelligenti hanno scoperto questo segmento nelle miniere dei dinosauri. Se il giocatore galleggia sulla superficie di questa massa d'acqua mentre guarda Zoe e poi si immerge sott'acqua, all'improvviso verrà fulminato. Va bene, cosa accade? Bene, in quel momento, se provochi la fine improvvisa di Spyro, mi dispiace Spyro, il giocatore riapparirà e scoprirà che è stato attivato un bug per nuotare nell'aria. Usando questo bug, il giocatore può volare decisamente al di là dei limiti, e al di là della zona giocabile puoi trovare un portale nascosto che galleggia fuori dai limiti del livello. Ti trasporta in questa arena con nulla all'interno, ma suppongo che è probabilmente per il combattimento di un boss. E parlando di Spyro, i giocatori hanno trovato un livello di test piuttosto interessante in fondo ai file di Spyro a Hero's Tale. Trespasser è l'interessante gioco sparatutto in prima persona del 1998, ispirato al film Il mondo perduto Jurassic Park, uscito nel 97 e il quale ha fallito sotto l'aspetto critico e commerciale per essere stato troppo in anticipo sui tempi, una cosa a cui presumibilmente facciamo ancora fronte oggi come oggi. Cosa interessante, se sali questo muro, quest'angolo al quarto piano di Gen Tower, cadrai improvvisamente attraverso questa fessura nelle mura e sarai teletrasportato in questo livello di test che contiene un certo numero di cose strane per divertirsi, compresa un'altra testa strana che non appare in nessun'altra parte, in nessuno dei giochi. C'è anche questo effetto domino in cima alla mappa, ma la cosa ancora più interessante è quella che se cadi fuori dai limiti del livello e ti avventuri abbastanza lungo negli abissi, ti vedrai scomparire in una zona che contiene delle pistole, molte pistole. Come se Final Fantasy VII non avesse già abbastanza contenuto strano nascosto, usando il dispositivo Game Shark, puoi inserire un codice quando il gioco inizia per ritrovarti nel debug del gioco. La debug room nei giochi di ruolo giapponesi somiglia spesso a ciò, con numerosi caratteri in giro con dei messaggi nel dialogo che ti consentono di teletrasportarti verso i vari luoghi nel gioco, il che costituisce per gli sviluppatori un mezzo semplice per spostarsi attraverso il gioco e provare diversi elementi. La debug room di Final Fantasy VII è unica, dal momento che non è per forza complessa con numerose debug rooms collegate tra loro. Una di queste debug room collegate è particolarmente strana. Sul primissimo schermo di debug devi semplicemente andare verso sud, direttamente fino a raggiungere la cima di questa freccia rossa, poi andare verso sud-est. All'improvviso verrai teletrasportato in una stanza con una Aeris gigante. Scegliendo For Those With A Little Time potrai esplorare davvero la stanza. Piuttosto strana, stranamente, il vero pavimento di fronte ad Aeris ha il proprio dialogo. E se fai un passo per terra senti questo: ehi, ai, au, au, yau! Credici o meno, non è proprio la cosa più strana in questa sala. Se sali fino ad Aeris, ricevi una lista di posti da scegliere per essere teletrasportato nel gioco. Un esempio interessante si trova in fondo alla lista, Two Hades. Probabilmente conosci Ade come divinità greca, ma è anche la parola greca che disegna il mondo sotterraneo stesso. Quindi, quel momento è senza alcun dubbio una pessima traduzione della parola inferno. E se clicchi sul messaggio, Aeris scuote la testa verso di te e rivela la verità. Silly, didn't anyone tell you? This is Hades. Silly, non te l'ha detto nessuno? È Ade. Visto questo errore di traduzione, quello che in realtà lei vuole dire è: Silly, didn't anyone tell you? This is hell. Silly, non te l'ha detto nessuno? È l'inferno. Va bene, trovo ciò ufficialmente strano. Erano le 10 zone di gioco più strane che non avremmo mai dovuto trovare. Quale ti ha stupito di più? Faccelo sapere nei commenti. A presto! Super mega witness.